Il programma è offerto da Ropeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC. Vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Un televisore, perle di sudore, siamo qui. E ti sembra strano stringersi la mano? Buonasera, buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con Parliamo di Calcio. Per avere informazioni, le devo raccogliere anch'io questa sera, lo ammetto, su Serie D eccellenza. Io ora adesso intervieni anche tu, un gol ti basterebbe, un gol e la felicità scoppia dentro di te, un gol forza soltanto un gol per sé. Rieccoci qui, prima puntata del 2015, ben ritrovati e buon anno. Parliamo di Calcio è tornato, un buon anno che non è cominciato però nei migliori dei modi, soprattutto per quel che riguarda le prime della classe. E mi riferisco a chi è o chi era in testa nei gironi di Serie D di eccellenza che noi seguiamo, perché il Serenio è stato agganciato dal Castiglione, la Caronnese ha pareggiato, il Cuneo adesso è -1 e in eccellenza nessuna delle tre capoliste è riuscita a vincere, anzi al Darf è andata anche peggio, ha perso anche la testa della classifica, un pareggio per Bustese e Zanocene che invece sono riuscite a mantenersi comunque al primo posto. Di questo parleremo con una delle nuove, anzi con il mister di una delle nuove capoliste, con noi c'è Alessio Del Piano, il mister del Castiglione. Ciao, che ieri ha agganciato in testa la classifica, siete tornati primi. Dopo sì. Esserlo stato per tanto, aver perso nel finale di anno la testa della classifica, ci siete ritornati, forse nel turno meno sperato, perché comunque sulla carta il vostro impegno era più complicato di quello del Serenio. Sì, sulla carta, ma sulla carta è un'altra cosa. In campo le squadre sono motivate, adesso qualsiasi squadra incontri, che sia di alta o di bassa classifica, è difficile, poiché i punti a disposizione sono meno, quindi bisogna stare attenti sempre. Vicino a lui il direttore del Mariano, Mauro Bernardi. Buonasera a tutti e buon anno a tutti. E il direttore sportivo del Fanful, vi dicevate siamo un po' nella stessa barca, in un girone e nell'altro, C e B, ma... Buonasera. Siamo incontrati l'anno scorso, eravamo in posizioni migliori e più serene, quindi lottavamo per qualche posto in più. Però per voi è iniziata bene. Era difficile fare peggio, però... Abbiamo iniziato bene, abbiamo avuto il nostro bel da fare tra novembre e dicembre, quindi la prima finale è stata vinta. Male invece, derby perso 3-2. Sì, male. Male sul risultato, male anche. Male sul risultato e soprattutto sull'approccio del primo tempo. Dobbiamo cominciare a pensare che siamo una squadra che si deve salvare, anche se siamo partiti con altri, obiettivo. Quindi questo è il messaggio che arriverà in settimana. La cosa confortante è stato che, sapete come la penso io sui campionati dilettanti, giocando al sabato con una squadra vicina a noi abbiamo fatto 400 persone e questo per me è un messaggio, è stata una bella giornata di sport ed è una conferma a quello che io sostengo da parecchio tempo, che il calcio nei dilettanti deve essere fatto da squadre più vicine, però purtroppo è andata male adesso... L'anno scorso mi hai fatto la stessa domanda, ho detto guarda che arriviamo ai playoff, ci arriviamo, quest'anno non me la sento, non me la sento. Non ce la fa. Direttamente, non so, dall'Himalaya, da dove arrivi tu? Tempi cupi. Sei stato in montagna. Influenza da 6 o 7 giorni. Sarà contenta, vabbè, Bobo Santi in studio. Buonasera. Sarà contenta Caterina, che è lì accanto a te, che adesso mettiamo un separé così almeno non ti arrivano. Buonasera. I microbi. Ciao Caterina. Buonasera. In collegamento c'è da solo, nel Tugurio, Francesco Iaccini. Ciao Francesco. Buonasera a tutti, buon anno. Cosa posso dirti, meglio soli che mal accompagnati, vero Bobo? Ti riferisci a Bobo a Giulio? No? Perché... Ma anche a tutte e due. Cioè... Ah, okay, però visto che non si parla mai male degli assenti, allora è riferito a Bobo. L'assente è in quel di Bergamo, però il Milan F Cremonese, il posticipo di Lega Pro di questa sera, magari ci faremo dare qualche aggiornamento. Ma naturalmente stiamo sui nostri campionati, sulla Serie D, partiamo dal girone B, quello di Serenia e Castiglione appunto, io lascio a Caterina così ci legge i risultati della giornata di ieri, che era la prima di ritorno. Sì. La prima di ritorno. Ciliverghe Serenio 1-1, Ciserano Virtus Verona 0-1, Caratese Caravaggio 0-1, Inveruno Montechiari 3-0, Mapello Bonate Lecco 1-0, Olginatese Pontisola 2-1,
Pergolettese Castellana 1-0, Prosesto Castiglione 0-1, Villafranca Aurora Seriate 1-1 e Riposa Sondrio. Classifica l'abbiamo detto, in testa ci sono Seregno e Castiglione appaiate, a ben 9 lunghezze seguono Sondrio e Lecco. Lecco che fra l'altro è incappato nella terza sconfitta consecutiva, vedremo anche qui se ci sarà qualche conseguenza in settimana dopo le parole del patron Bizzozzero ieri dopo la partita. In fondo c'è il Montichiari, che manca solo la matematica, ma direi che può salutare questa categoria. La Castellana sta cercando disperatamente di rimanere aggrappata sopra. Ci sono Cilivelli Caratese a 19. Partiamo con un po' di immagini. Adesso io le commento a braccio, anzi mi faccio dare, ti promuovo telecronista come a Sky, sai che ci sono gli ex giocatori, ok? Visto che io le sto guardando in questo istante insieme a te, le immagini appunto della gara che il Castiglione ieri ha vinto per 1-0 sul campo della Prosesto. Gol messo a segno da Maccabitti al 43esimo su rigore. Maccabitti che rientrava giusto ieri, giusto Alessio? In un periodo comunque sia di attività dovuto a infortuni fisici e poca condizione, ma ha lavorato bene, nella pausa abbiamo lavorato tanto, si è fatto trovare pronto e per me, come ti dicevo prima, è un acquisto. È più che un giocatore che recupera, è un nuovo giocatore perché ha tanta voglia, tanto desiderio di far bene, e se noi riusciamo a ritrovare il miglior Maccabitti è un acquisto importante. Eccolo qui, il gol al 43esimo che regala il vantaggio e anche la vittoria finale alla Castiglione, quindi 1-0. Dicevamo appunto mercato, è arrivato un difensore? Sì, dalla mano è già da noi da 3 settimane. E ha giocato 2 partite, dopodiché si è fatto un piccolo infortunio muscolare, l'abbiamo tenuto a riposo domenica e sarà a disposizione nella prossima partita. Però sinceramente ci si aspettava tutti che voi faceste qualcosa in attacco, perché è vero che avete il capocannoniere, però è anche vero che tutto pesa spesso sulle spalle di Cristofoli. Sì, però abbiamo, ripeto, un giocatore come Maccabitti che purtroppo non è partito molto bene, poi si è un pochino perso per X motivi, infortuni, e ne ha avuti parecchi, e quindi ha perso condizione. Ritrovare lui per noi è fare un acquisto, e quindi è importante. Possiamo anche rientrare in studio, naturalmente mi sono dimenticata, 348-288-5880 per i vostri messaggi, so che ci seguono molto anche da Sesto, quindi potranno commentare eventualmente gara e quant'altro. La classifica si gioca a 2 tra Castiglione e Seregno appunto, prima della pausa natalizia c'era stato lo scontro diretto e poi il Seregno, approfittando del turno di riposo del Castiglione, aveva allungato. E poi con la ripresa invece c'è stato questo aggancio. Vediamo cosa è successo sul campo del Seregno, anzi a Cilivergue, tra Cilivergue e Seregno. Tutto pronto per il calcio inizio con il Seregno che attaccherà da sinistra a destra in tradizionale casacca azzurra. Va Carobbio, calcio di punizione, bravissimo Simone Cortinovis, e poi l'ultimo tocco di un giocatore del Cilivergue, pericoloso subito la formazione di Quaresmini. Attenzione ora a Paderni che dilaga a sinistra. Il suo traversone arretrato per Ligarotti, il destro in corsa che scheggia il palo. 12° minuto, ancora Cilivergue, molto pericoloso. Attenzione a Franchi, controlla dai 25 metri, prova il destro Franchi. E Simone Cortinovis alza sopra la traversa, ma solo gialloblu in questo momento in campo. Lillo di prepotenza in area di rigore. Lillo cerca Battaglino e non trova il tempo giusto per servire il capitano, il numero 7 azzurro. Magrin, ecco il pallone ancora agganciato da Lillo che prova il destro a fil di palo, pericoloso anche il Seregno ora. Va Bersi, calcio di punizione, allontana Cavalcante, poi il pallone rimesso al centro in qualche modo, Minelli, ed è il vantaggio del Cilivergue al 41esimo del primo tempo. Una situazione di superiorità numerica evidente da parte dei bresciani. La sponda di Franchi per Minelli, grande la sua volée, 1-0 Cilivergue. Segno che dunque dovrà fare molto molto meglio nella ripresa per cercare di raddrizzare una partita tutt'altro che facile. Lillo prova ad andare sul fondo, il traversone, non ci arriva Pancera, poi Raviotta, il suo sinistro, era difficilissimo però in scarso equilibrio.
Ancora Ciliverghe, Bersi dalla bandierina, testa di Ligarotti, e il pallone che colpisce ancora il palo e si spegne sul fondo. Si salva il Serenio in qualche modo. Amelotti per Comi, cross al centro, la sponda di Vigano e poi Lacchini che all'ultimo secondo salva il Serenio contro il Ciliverghe. Ci ha pensato lui, Mattia Lacchini, alla prima rete in campionato, e sceglie un momento di devastante importanza, il numero 8 azzurro, per salvare il Serenio, per strappare un punto pesantissimo e per restare al comando della classifica assieme al Castiglione, e dunque gli azzurri che si salvano proprio sul filo di lana contro un Ciliverghe sicuramente più meritevole. Un colpo di fortuna, quello sicuramente dei Brianzoli, che arriva in un momento delicatissimo della stagione. Quindi un Serenio che riagguanta il pareggio nel finale, il punto permette appunto di rimanere in testa alla classifica. Stanno arrivando un po' di messaggi, non mancano le frecciatine per il rigore. Esattamente. Allora, abbiamo un messaggio in cui gli ultras di Serenio dicono: anche senza aiuti di nessuno, vedi Castiglione, siamo ancora primi. Grazie per questo sogno. Un altro messaggio che dice: Castiglione primo, grazie ai favori, arbitraci a Serenio e ieri a sesto, rigore regalato dalla federazione. Un altro messaggio di Nava che dice: forza pro sesto sempre. E l'ultimo è un messaggio di Gianni che dice: per un saluto al direttore Fabbri, forza guerriero. Allora, la federazione lasciamolo stare, perché mi sembra che scomodiamo qualcosa di troppo grosso. Quanti rigori avete avuto a favore? Sai? Non so, 4-5. No? 4-5, abbiamo avuto 3-4 rigori contro. Quindi più o meno si riequilibra. Tante partite, sì. Vinte 1-0. E Bobo prima diceva: il pareggio riagguantato nel finale è un segnale, sì, di un campionato positivo, tu dici, cioè. Sì, come gli ho detto prima di entrare, gli ho detto: secondo me il favorito numero uno del girone è il Serenio, anche perché secondo me è una delle poche squadre che ha cambiato pochissimo quest'anno, sì, anzi ha fatto un paio di interi inserimenti interessanti. Però devo dire che comunque questo Castiglione secondo me comincia a fare un po' paura, perché basta vedere i tifosi. Ma io ti dico, non è che arriveremo alla penultima giornata di campionato. Non lo so, io però la penso come te. Io all'inizio campionato, quando mi chiesero qual era secondo me la squadra probabile vincitrice di questo campionato, dissi il Serenio, ma poiché era più o meno la squadra dell'anno prima, con lo stesso allenatore, cambiando pochi giocatori, noi siamo stati costruiti da zero e ora aiuti arbitrari o meno non importa, le partite sono state tante e credo che alla fine dei conti, insomma, se siamo lì qualche merito ce l'abbiamo anche. Siamo andati a Serenio e secondo me abbiamo giocato una partita molto coraggiosa, al di là degli episodi che ancora una volta abbiamo pagato alla federazione, ma a parte questi vantaggi credo che Serenio in casa propria ha tirato forse una volta sola nella partita contro di noi, e parlo di un'ottima squadra molto ben allenata. Credo che al di là del fatto che si possa pensare che noi siamo stati aiutati eccessivamente dagli arbitri, io credo che qualche merito questa squadra ce l'abbia, poiché è partita da zero, costruita da zero, insomma, per noi rimanere nelle prime cinque era già un bell'obiettivo, siamo lì, ce la giochiamo, poi se il Serenio è più bravo va bene così. La grossa delusione del girone d'andata è la miglior squadra che ti ha impressionato di più, a parte voi due. Come gioco, tu dici? Come gioco. Ma io pensavo la Pergolettese potesse partire forte, mi è sembrata una squadra forte da subito, ben attrezzata, con un allenatore esperto, quindi che conosce l'ambiente, e mi ha sorpreso invece il Sondrio, perché è una squadra che in casa noi siamo andati da loro e giocano a ritmo molto alto, anche loro hanno avuto tanti rigori in casa, e però nessuno lo dice perché non dà fastidio. No, noi l'anno scorso l'abbiamo detto, quando è venuto il presidente del Sondrio ospite, ce l'ha. E noi là ne abbiamo presi due di rigori. Però, insomma, come si prendono a favore, si prendono anche contro. Quindi noi abbiamo presi due contro. E quindi, insomma, io credo che sia la sorpresa più bella di questo campionato, poiché è stata inserita all'ultimo momento. Ha dovuto fare le cose un po' di corsa. Seguite questo campionato, direttori? Io sì, perché poi vedendo la classifica fa impressione vedere Sondrio ci saranno per il nostro girone, parlo prima del direttore del Mariano, l'anno scorso, e una vederli in quelle posizioni. Noi a Sondrio abbiamo perso per un rigore
preso da Spaggiari, che ha un... se facessero la classifica dei rigori, lo, parliamo in senso positivo, ci mancherebbe, perché il rigore c'era, che l'abbiano dato, però le sorprese positive sono vedere due squadre che noi l'anno scorso addirittura abbiamo battuto, anzi Mariano meglio di noi perché è arrivato quasi, si è giocata insomma anche più alta di noi in classifica, e adesso sono in quelle posizioni in Serie D. Tanto di cappello a due società, a due squadre che hanno fatto un bel campionato in eccellenza e si sono riproposte in un campionato difficile come la D, ecco. Tra l'altro, Bernardi, due squadre che il Cesarano ha cambiato tanto, è comunque cambiato, il Sondrio no, il Sondrio ha messo a posto qualche pedina, ha spolverato dal cilindro questo 97 speciale ed è lì più o meno con lo stesso organico dell'eccellenza. Sì, sì, assolutamente, ma tu poi mi sembra che collabori con la Giana, giusto? Quindi non c'è meglio che la Giana che possa spiegare cos'è questo tipo di campionato, cos'è quello dell'eccellenza. Non c'è, cioè, se tu riesci a mantenere un gruppo, tieni conto che la Giana ha 6 giocatori negli 11 che purtroppo erano retrocessi dall'eccellenza, erano andati in promozione e giocano in Lega Pro, quindi ti fa capire che poi così tanta differenza non c'è dal punto di vista della qualità dei giocatori. C'è una differenza proprio di ambiente, di serenità di ambiente, di avere, come hanno fatto loro, un'idea di un po' più tranquilla del calcio, meno esasperata, e questo penso che le due società, Cesarano e Sondrio, forse l'hanno interpretato nel migliore dei modi. Poi sapete che, a mio giudizio, il campionato di Serie D andrebbe completamente abolito, perché non ha nessuna... Anche quello, cioè già hanno avuto un pezzo di C, quindi no, ABC... No, ma non è un campionato che non ha senso. Cioè va rivisto, tra Serie D e Eccellenza c'è una categoria di troppo. Guarda, io sabato ho fatto il derby, l'abbiamo perso, 400 spettatori. Domenica per lavoro, che sono andato a vedere la Galbiatese, 21 persone. Se andavo là a vedere l'Olginatese, ne vedevo 18. E quindi per me non è un campionato che ha una logica. Però questo... Per quel che riguarda il discorso, esatto, il discorso poi sportivamente lo seguo, ci mancherebbe. Sportivamente le categorie le hai fatte, dalla B scendendo, è così più basso il livello raffrontato a quando invece ci giocavi tu? Cioè questa Lega Pro vale questa, la Lega Pro di 15 anni fa, questa Serie D vale la Serie D di 15 anni fa, io, o no? Io credo che il problema dei... Gli ex giocatori, se tu senti qualsiasi ex giocatore, ti dice che quando giocavano loro erano più forti. È come i genitori che dicono: io quando ero giovane io ero più educato, più non sensato. Non vorrei essere condizionato da questa cosa, però sicuramente l'impiego dei giovani quando giocavo io non c'era, e non so fino a che punto questo li aiuti nella crescita. Quelli bravi con noi giocavano, però oggettivamente un pochino si abbassa, perché comunque più giovani ci sono, chiaramente che devono fare un percorso di crescita, e quindi è normale, probabilmente la qualità un pochino si abbassa, però ripeto, per me è un campionato molto interessante, peccato che non si aiuti come bisognerebbe aiutare i giovani. Abbiamo l'intervista con Sassarini, perché io l'ho messa in scaletta ma non ho controllato se c'era. Ok, perfetto, allora andiamo a vedere Davide Sassarini alla fine della partita. Davide Sassarini, allenatore del Serenio, un punto importantissimo ci ha fatto per i capelli al 94esimo. Che partita è stata quella dei tuoi ragazzi? Una partita molto tirata, giocavamo una squadra molto blasonata, che ha giocatori decisamente molto importanti che durante l'anno li ha recuperati, li ha acquistati, e quindi questa è una delle realtà adesso nel girone di ritorno con più qualità, blasone e anche esperienza. Lo sapevamo, abbiamo fatto una partita di cuore, abbiamo sbagliato l'approccio il primo tempo, l'abbiamo rimessa in piedi, e questo è veramente importante. Noi qui abbiamo scatenato una discussione che proseguirà, per cui magari lascio parola a Caterina, così facciamo un'interruzione e poi torniamo a parlare. Breve pausa, vi aspetto qui per vedere tanti gol. Un gol, basta soltanto un gol. Sono dottor Mario Turani, direttore sanitario del Poliambulatorio Gemini.
struttura sanitaria specializzata nel trattamento delle problematiche di carattere posturale. I nostri centri di Bergamo, Lecco e Milano sono all'avanguardia nella gestione della medicina sportiva, soprattutto calcistica, con l'innovativa TM Therapy che utilizza campi magnetici statici. Al poliambulatorio Gemini l'atleta potrà trovare una soluzione olistica alle proprie esigenze sanitarie di carattere sportivo. Non a caso le nostre terapie vengono utilizzate da anni a supporto delle rappresentative nazionali calcio della Lega Dilettanti. Se cercate una Fiat, Italauto è la vostra concessionaria ideale. Professionalità e competenza al vostro servizio dal 1982. Da noi troverete tutta la gamma Fiat con le ultime novità e l'intera serie di accessori disponibili. Da noi la migliore assistenza Decra, la possibilità di acquistare a rate, di stipulare assicurazioni Toro Targa e Simpliciter, ma anche il noleggio, il soccorso e l'assistenza per viaggi sempre al massimo della sicurezza. Ci trovate a Curno in via Trento 10. Italauto, sempre al vostro fianco. Propeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Ropeca sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeca vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Professionalità, efficienza e serietà in tutti i settori della sicurezza. Questo è il Corpo Vigili dell'Ordine. Veri professionisti a difesa delle cose che contano. L'Istituto di Vigilanza è in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio: pattugliamento stradale, servizio di piantonamento fisso, impianti d'allarme, servizio antirapina e antitaccheggio, servizio scorta e trasporto valori, videosorveglianza, vigilanza contro atti vandalici. Telefona per informazioni al numero 030 27 80 562. Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Si è scatenato il putiferio sia via SMS, fa tifosi del Castiglione e tifosi del Serenio che se le stanno dicendo di santa ragione, sia per quel che riguarda il discorso dei giovani. Allora io lascerei la parola a Caterina per leggere gli SMS, poi apriamo e chiudiamo, se ce la facciamo in breve tempo, sarà difficile, una parentesi sul discorso giovani. Il primo messaggio è di Alessandro, che dice: i tifosi del Serenio sono proprio senza vergogna, manco si rendono conto delle flebo che gli stanno facendo nelle ultime partite. Forza Castiglione. Il secondo messaggio di Massimo, che dice: in alto la bandiera del fanfulla, saluti al direttore Fabri e Bob. Un altro messaggio: voi siete favoriti dalla federazione, comunque forza Serenio, squadra onesta. E un ultimo messaggio: nel campionato D, ortopedia Caravaggio in testa, per legamenti rotti, mani fratturate e ingessature. Buon anno a tutti. C'è da dire che non è un campionato fortunato, appunto, per i giocatori del Caravaggio in quanto di infortuni, ma ieri è arrivata la vittoria, quantomeno sulla Folgore Caratese, che ha dato un po' di respiro. Parlavamo, abbiamo chiuso parlando e cercando di fare un confronto fra il valore tecnico dei campionati professionistici e non di una volta e quelli di adesso. E sicuramente, sottolineava il mister del Castiglione, la regola dei giovani non ha favorito il fatto di alzare il tasso tecnico o quantomeno mantenerlo. I giovani, se valgono, un tempo giocavano, su quello assolutamente non c'è dubbio, ma tornereste a prima? Cambiereste questa regola, modificandola magari in qualche... Bisogna stracciarla questa regola, bisognerebbe proprio stracciarla, perché non ha nessun senso. I giovani giocherebbero sicuramente nel momento in cui sono bravi e valgono. Adesso c'è una marea, anche numericamente è difficile trovare per tre gironi di eccellenza, tutta la serie D, le promozioni di 95-96 di quel livello. Come diceva bene il mister prima, insomma, di esperienza ne ha da vendere. Si perde anche la loro percezione della loro stessa qualità, perché dopo credono di essere giocatori finiti, giocatori da Dio, da eccellenza. Finito poi il giro dell'età, si ritrovano infognati in categorie inferiori, quindi si fa il loro male in questa maniera. E come diceva bene, mi allaccio al direttore del Mariano, una regola fatta probabilmente per il settore giovanile
è stata deviata, vero direttore? Assolutamente. Allora, c'è un problema che nasce 10 anni fa con l'avvento della crisi. Si è pensato che con la regola dei giovani si limitassero i costi. Questo è un dato reale, è vero. Però io dico, è anche un'etica di società non spendere tanto. Non ci deve essere un regolamento che obbliga a mettere 12 giovani. No, lei ha perfettamente ragione, ma in tutto questo discorso l'etica, cioè in tutto questo ambiente l'etica mi sembra che... Però non possiamo, voglio dire, non possiamo... Un po' come il prezzemolo. Ognuno poi rappresenta le proprie azioni, le proprie cose. Io non, a me non deve venire nessuno impormi un regolamento per contenere i costi della mia società. Ho un cervello pensante, ho una dirigenza, ho una società di 80 anni e vedo di fare con quello che posso. Questo deve essere un po' lo spirito di tutto. Poi io dico sempre, io sono nel calcio perché penso che lo sport sia l'unica isola dove esiste ancora la meritocrazia. Quello più bravo vince, al di là delle parole, cioè più bravo gioca. Questa regola ha spazzato via anche l'unica isola felice che c'era. Che io mi trovo davanti a situazioni imbarazzanti con gente che 10 anni fa non avrebbe neanche giocato in seconda categoria, che devo far giocare per forza. Io mi metto dei panni degli allenatori che si devono inventare alla notte, non dormo il sabato notte, perché non si devono inventare il 96 che magari ha avuto la febbre, come diceva giustamente il mister, lasciare fuori un giocatore che ha magari avuto un passato importante, e questo si sente poi autorizzato a sentirsi calciatore. Ed è veramente... No, però questo regola, sì, non la modificheresti? No, va eliminata a livello di prime squadre e bisogna ritornare a fare settore giovanile vero, perché è lì che si formano i giocatori, non nelle prime squadre di eccellenza e promozione. Ma chi dice che puoi formare un giocatore in eccellenza e promozione? Lo devi fare se fai un bel settore giovanile puro. E poi il discorso è ampio. Si parlavo su Radio Sportiva 15 giorni fa del discorso delle scuole calcio. Parliamoci chiaramente, un'altra rovina del nostro calcio che non si tira più fuori i giocatori sono queste, da quando sono nate tante scuole calcio. In effetti statisticamente poi vediamo dove andiamo a prendere i giocatori noi più bravi, i professionisti vanno America del Sud, America Latina, in Africa dove non sanno neanche se la scuola calcio inizia con la S o con la C, ma perché lì giocano, si divertono, imparano, sgomitano. E quella è una scuola di vita, di esperienza. Scuole calcio da noi ormai si sono imborghesite tutte, cioè ormai ci sta dentro di tutto, e quindi il vero problema è quello. Qual è l'altra parte che nessuno di noi, me per primo, ha coraggio di dire? La scuola calcio è diventata per tante società una fonte di reddito, parliamoci chiaro. E tu lo paghi e poi la paghi, ma esatto. Marchiati con qualche logo da professionista che questi gemellaggi. Perché poi ti dicono: no, io vado a giocare con il Milan, con l'Inter. Questi gemellaggi vergognosi che approfittano i genitori sportivamente ignoranti. Sportivamente parlo perché dico nella vita. Sono tutti meglio di me, però in questo caso la federazione è complice di queste cose. Allenatori che allenano se stessi invece di allenare i ragazzi perché devono far carriera loro. Va bene, torniamo a vedere un po' di calcio giocato. Andiamo a Mapello, si giocava a Mapello Lecco, ha vinto il Mapello 1-0 e si è aperta la crisi del Lecco. Sulla palla Baldo, in area quasi tutti i giocatori, indietro sono rimasti solo Vignali e Genovese, battuta di Baldo, palla in mezzo, deviazione, pasticcio in area del Mapello Bonate che alla fine la palla carambola su, mi sembra, Bugno. Si poteva fischiare o non fischiare, l'ha fischiato, va bene così. Lancio lungo in mezzo per Valli, esce Bugno dalla marcatura, adesso sulla sinistra, vediamo se cross in mezzo, no, discende sulla fascia, cross. Attenzione. In mezzo adesso... Primo pericolo per la difesa dell'Ecco perché sono riusciti bene a scendere sul fondo e a crossare in mezzo. Era Cardinio, buono punto Cardinio che adesso si è spostato sulla destra, va. Bravo. Sul fondo, cross in mezzo, Di Gioia, manca la deviazione, botta e risposta, le prime due azioni al 22esimo. Adesso è Capogna che mette giù la palla, si fa aiutare da buono punto che entra in area in questo momento, Giostra va sul fondo. Stoppa, Bello, palla in mezzo, Cardinio perde l'attimo. Tutto pronto, anche il vento è pronto, si sente che soffia. Oh mamma mia, ottima palla.
Adesso Baldo va a calciare Teso, bravissimo. Punizione tesa, Pelati respinge di pugno, palla lunga per Ferrari che salta, Tignoncini, Ferrari si trova da solo. Vediamo cosa succede. Niente, non ha fischiato nulla per fortuna. Calcio d'angolo nel frattempo per il Mapello, mischia in area, cross in mezzo. In questo caso ha fatto rigore netto, Tignoncini, esatto. Rigore nettissimo, l'arbitro per fortuna non l'ha visto. Vedete che si sta lamentando il numero 8, perché sulla partenza del calcio d'angolo Tignoncini ha preso dritto per dritto l'avversario, l'ha buttato per terra. Alto calcio d'angolo, battuta corta, incredibile, si sono persi Ferrari Davide, lui no, Cardinio di testa in mezzo, Capogna mette giù la palla, la difende, si gira, serie di conclusioni, batte e ribatti, prima Capogna, poi Di Gioia. E andando anche a calciare in modo abbastanza efficace, ma come dicevi tu, difensori del Mapel. Eccolo, Capogna, gol! No! Incredibile! Nel frattempo fugge sulla destra, gran palla, rigore. Si lamenta Cardinio, Buonocunto era sceso sulla destra, un bel cross. Il Ferrari Davide nel frattempo si è spostato a sinistra, bella l'apertura sulla destra, palla in mezzo, punito, occasionissima. Hai visto? Sì, poi in categoria non siamo abituati a marcature così aggressive, infatti vedi che sia Capogna che Cardinio ritardano sempre quel decimo di secondo la giocata e si fanno anticipare, proprio perché la non abitudine a una marcatura così ossessiva. Attenzione. Adesso un tiro così senza pretese da parte di Gabellini, sì. Sulla sinistra, cross in mezzo, Mamma mia. Si è mangiato, riprende il Mapello Regonesi, sì. Palla in mezzo, mischia ancora Ferrari Davide, occasione per il Mapello. Bravo. Pellegrinelli sventa un'occasione incredibile, doppia occasione per il Mapello, rischio. Stiamo giocando senza difesa, ragazzi, stiamo giocando senza difesa. Cross lungo in mezzo, Valli la tocca ed è rete, incredibile. Pellegrinelli lancia lungo, Cardinio, Capogna mette giù la palla, parte Cardinio, eccolo. Tiro e Pelati stenta. Brutto passaggio, Redael intercetta, riparte Baldo, lancio lungo per... Bravo Ricky, Capogna. Bravissimo, cavoli. Zanotti. Sì. Cross in mezzo, ancora Piccinini, un tiro che sorvola di poco la traversa. Intanto Buonocunto viene in avanti, Buonocunto tre quarti campo, scambia con Capogna, Buonocunto sempre lui tira e Pelati para. Pelati c'è, intanto loro prendono ancora una posizione e l'arbitro fischia, finita. Brutta gara Giuseppe, brutta gara. Ennesima brutta prestazione dell'Ecco, ennesima brutta gara, senza gioco, senza idee. Abbiamo tre grandissimi giocatori di qualità in mezzo al campo, ma che non riescono a mettere a disposizione della squadra la loro qualità. Un commento che ha aperto, anzi può essere preso come spunto per andare a vedere quello che è successo all'Ecco, perché Iaccio, hai trovato qualche notizia ufficiale, ufficiosa ce l'abbiamo? Mi senti? Sì, ti sento. Niente, su internet, sia sull'Echo Channel che sul sito dell'Echo non c'è ancora scritto nulla riguardo al mister, quindi aspetteremo novità nei prossimi minuti. Però la notizia ufficiosa è di un esonero di Cotroneo all'Echo, per cui adesso vedremo se riusciremo a avere prima della fine della puntata la conferma effettiva e eventualmente anche un nome di un possibile sostituto. Noi continuiamo ad andare a vedere quello che è successo, però da Ecco, ci spostiamo a Olginate per andare a vedere la vittoria dell'Olginatese, che io penso per la prima volta all'inizio del campionato sia fuori dalla zona playout.
Sì, quindi sì, sono fuori. Sono assolutamente, erano reduci da campionati abituati in ben altra posizione di classifica. Questa volta è partito nel peggiore dei modi il campionato per l'Olginatese, ma il 2015 si è aperto bene. 2-1 sul Ponte con gol di Mazzini all'11esimo nel primo tempo. Le immagini ce le abbiamo, questo è il gol che porta in vantaggio per 1-0 l'Olginatese. Il Pontisla riesce a ristabilire le distanze al 15esimo con Bergamini, i gol sono tutti nei primi 45 minuti, quindi 12esimo gol di Mazzini, al 15esimo il pareggio di Bergamini, eccolo qui l'1-1 del giocatore bergamasco, e poi c'è il 2-1 invece dell'Olginatese che arriva al 36esimo e ancora Mazzini, avuto una doppietta a metterla in gol la palla, eccolo qui il 2-1 dell'attaccante dell'Olginatese. Quindi una vittoria preziosa, un anno che per le bergamasche non inizia nel migliore dei modi. Pontisola e Cesena saranno sconfitte, Caravaggio e Mapello che vincono e Aurora Seriate che pareggia. Hai qualche altro messaggio? Sì, vai. Tifosi del Castiglione ci scrivono: se non l'avesse vinto Lowe, il premio come migliore allenatore sarebbe dovuto andare Del Piano. Grande uomo e grande mister. Un messaggio da Tiziano che dice: mi chiamo Tiziano e seguo da oltre 40 anni il calcio, tra eccellenza e Serie D. Non sono assolutamente d'accordo con il signore in giacca, che non so come si chiama. È uno di voi due. Ma gli assicuro che tra il girone A della D e gli altri gironi c'è molta differenza. Figuriamoci per l'eccellenza. Mentre Alex ci scrive: ciao Fabbri, forza fanfulla. Allora, rimaniamo sul discorso Serie D. Eri a vedere la Pergolettese, giusto Francesco, ieri? Sì, almeno, sì, ero allo stadio. C'eri, ti hanno visto? Sì, sì, no, mi hanno visto. Allora, è arrivata questa vittoria di misura sulla Castellana, forse facendo un po' troppa fatica, visto il valore dell'avversaria, o no? Beh, diciamo che non è stata una, partendo dal presupposto che non è stata una grande gara, nel senso che proprio nel primo tempo si è visto un tiro in porta di Bastone dopo i primi minuti, e poi la Castellana che ha sfiorato il vantaggio. Si è ravvivato un attimino di più nella ripresa quando, meno male, è entrato San Giovanni, che tra una verticalizzazione e qualche passaggio da calcio piazzato è riuscito perlomeno a creare qualcosina in più in attacco rispetto alla Pergolettese. Poi nel momento in cui sembrava che la partita dovesse avviarsi sullo 0-0 è arrivato il rigore, 31esimo del secondo tempo. Sì, 31esimo, Lorenzi ha realizzato, e diciamo che in questi frangenti bisogna prendere buono il risultato, si portano a casa 3 punti e si va avanti a lottare per arrivare almeno nelle prime 5 posizioni. Non è stato comunque un approccio facile, perché dopo la sconfitta con la Veicomp di 7 giorni fa la Pergolettese ha iniziato ancora in modo abbastanza balbettante. Però secondo me è più un problema psicologico che neanche tecnico. Se la squadra viene da buoni risultati si carica, si gasa e i risultati arrivano. Poi se capitano quel giorno e hanno qualcosa che non va, può girare male, abbiamo visto che può iniziare anche un periodo negativo. Hai sentito l'intervista di Venturato? Perché anche lui fa un discorso che riguarda la convinzione sullo scendere in campo in un determinato modo. Andiamo a sentirlo insieme a Antonio Milanese al termine della gara, Roberto Venturato. Abbiamo visto anche dalla tribuna che ti sei arrabbiato molto, hai sostenuto la squadra, ti sei fatto sentire nel primo tempo, ed è stata soprattutto una questione psicologica secondo te? Io sono uno che non gli piace crearsi nessun tipo di alibi. Se abbiamo fatto una prestazione di questo genere abbiamo sbagliato qualcosa, io per primo, quindi credo che dobbiamo essere più bravi a saper affrontare la partita con l'atteggiamento giusto e con la capacità di fare di più. Noi siamo una squadra che, noi come tutte le squadre di calcio,
se non riusciamo a giocare al 100% tutti o con l'atteggiamento giusto, sicuramente non è mai facile ottenere risultati. Nel calcio non si ottengono i risultati perché ci si chiama pergolettese in Serie D, o si ottengono i risultati perché si fa molto, si lavora molto, si deve dare di più, e all'interno di questo poi le qualità tecniche di alcuni giocatori che indubbiamente noi abbiamo e che hanno caratteristiche importanti o possono esprimere al massimo quelle che sono. Però dal punto di vista dell'atteggiamento, della capacità di stare concentrati, di avere un certo tipo di intensità nella partita, deve essere inderogabile. Hai parlato di qualità tecniche, la squadra è andata meglio quando ha giocato San Giovanni nel secondo tempo, quello potrebbe essere uno dei motivi? No, San Giovanni è un giocatore di questa squadra che in questo oggi ha fatto una buona prestazione, è un giocatore importante di questa squadra, lo è sempre stato anche quando ha giocato meno. Qui bisogna assolutamente avere la capacità di pensare tutti insieme. Noi siamo una squadra di 21 giocatori, 22 giocatori che sono tutti importanti, che hanno tutti altrettanto, hanno avuto e avranno ancora occasioni per mettersi in mostra per il bene di questa squadra. Il calcio è un gioco di squadra ed è importante che noi tutti quanti insieme riusciamo a dare qualcosa in più. Il mister ha fatto un discorso che riguarda il gruppo, dicendo tutti insieme, se veniamo dalla stessa parte, con la stessa convinzione, possiamo arrivare all'obiettivo. Tu sei così convinto che il singolo, il Cristiano Ronaldo, tanto per dirne uno, visto che ha vinto l'ennesimo pallone d'oro, non possa essere un valore aggiunto rispetto invece a un gruppo, Beh, 11. Cristiano Ronaldo è sicuramente un valore aggiunto, ma Cristiano Ronaldo, se non ha attorno un gruppo sano di gente che... Anche Maradona era straordinario, meraviglioso, non si poteva discutere, però aveva tanta gente che trascinava sotto altri aspetti la squadra. Una squadra ha bisogno di tante cose. È chiaro che ci vuole la ciliegina sulla torta che ti fa fare la differenza nei momenti dove le condizioni sono paritarie tra te e l'avversario, e se c'è quello che ti dà il colpo vinci la partita, ma è la squadra il perno principale. Poi ripeto, se c'è un valore aggiunto di livello, tanta roba in più, però io credo che sia più importante il gruppo, e lo dico riallacciandomi a quello che è stato detto del Gianna, di questi gruppi che passano le categorie e magari sono gli stessi giocatori, però quello che bisognerebbe capire è che partire sempre da zero, sempre partire dal giorno zero, perché le società si sono dimenticate di costruire nel tempo, non lo fa più nessuno, per programmi non ce n'è più, ogni anno si riparte da zero, quest'anno facciamo, no, quest'anno non sappiamo neanche che gruppo sarà, se caratterialmente si prenderanno, se hanno la stessa mentalità, ma per costruire una mentalità ci va del tempo, ci va della costruzione, quindi per quello dico che secondo me noi abbiamo fatto un buon lavoro, perché il Seregno era un gruppo consolidato che ha fatto molto bene con un bravissimo allenatore e con degli ottimi giocatori. Credo che noi abbiamo il merito di stare comunque vicini a una squadra che è partita già lodata. Sì, e questo secondo me è segno di qualcosa di positivo. Poi ripeto, il Seregno è più forte, gli stringiamo la mano, in bocca al lupo. Ancora perché sono Ronaldo sto pallone d'oro? Sì, ma io volevo fare. Cioè Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, Messi. Io pensavo Ronaldo. Che vincesse Neuer. Di rivalità, così cambiamo un po' il vento, anche perché questo qua ha dimostrato negli ultimi 12 mesi, insomma, campione del mondo, ha fatto tantissime cose importanti, sono 2 o 3 anni che poi Coppa dei Campioni, Supercoppa Europea. Ragionano i giornalisti, forse si sono innamorati anche dell'amorosa di Cristiano Ronaldo, no. Un punto in più. Comunque, faccio questa domanda, fai. Te la faccio a te cattiva e voglio capire le motivazioni. Voi avete 2 punte, insomma, che vi possono far fare sempre salti di qualità. Cristofoli di qua e Piazza di là. Ma perché tutti gli anni vengono accostati a destra, a sinistra, manca, e poi non se ne vanno mai? Prego. Rispondo io. Vabbè, io personalmente... Io sono stato testimone l'anno scorso a Cavenago, sì, della Chiarel Piazza. Tu sai come gestisco un po' io i giocatori e quindi... Non voglio dire niente qua, nel senso che bastone carota, Piazza è un giocatore che io ho preso da una squadra di prima categoria, quindi lui qualcosa è in debito nei miei confronti. Questo debito gli dico saldalo tutti fine anno, quando c'hai delle offerte di pari categoria. Voglio dire, se vai a migliorare, secondo me
sono il primo io a dirtelo. Quindi questo rapporto di chiarezza fa sì che tutti gli anni ce l'ha Mauro. Andar via tanto per andar via, anche perché lui ha già pagato caro il fatto di voler andare in Serie D a Olginate l'anno che secondo me non era pronto, perché lui è un giocatore, al di là di tutto, e lo dico in un momento che gliene direi di tutti i colori, perché non sta rientrando da un infortunio in modo serio, professionale, secondo me è un giocatore che può fare la Lega Pro, che ha fatto 50 gol in due anni, è un giocatore che ha fatto il settore giovanile nel Milan, ed è veramente un giocatore che per gamba, per come sente la porta, per la profondità che dà, può dare. Ripeto, però non ce n'è segreto, ognuno poi si rapporta un po' come... Non devi mai farli sentire troppo importanti, questo è... E aiutarli anche fuori dal campo, quello che io ho fatto con lui. Ecco, il segreto poi... della gestione Cristofoli invece qual è? Anche quest'anno ha cominciato a girare la voce che dovesse andarsene, come era successo a Olginate. Sì, è normale, io a dicembre so già che con Fabio avrò questo tipo di problema, ma perché come tutti gli attaccanti è sensibile alle chiamate. Però cerco sempre di farlo ragionare, nel senso di valutare bene le cose. Poi gli dico sempre la stessa cosa, valuta tu se la cosa ti può andare bene, ma devi farlo guardando a 360 gradi, non perché c'è il 5.000 euro in più. Metti tutto sul piatto della bilancia, allora lui lì per lì è convinto, vado, faccio, cambio e poi ritorna. Insomma, quest'estate io più volte gli ho detto vai che non ti sopporto più, perché ogni giorno lui c'ha qualche luna, però lo conosco, lo so prendere nel modo giusto e poi lui alla fine torna. La parte importante la fanno le morose, al di là di tutto, e non è una battuta. Se la morosa di piazza dice stai a Mariano, lui sta a Mariano. Già hai detto donne, già ti ringrazio che non hai detto altro. Perché non posso dirlo. Allora, posso farvi aspettare un secondo? Lascio la parola a Caterina perché siamo a 24 minuti. Due minuti di pubblicità, restate con noi che abbiamo ancora molto da vedere e commentare. Un don, basta soltanto un don. Prendi un conduttore e poi i musicisti, politici, medici, cantautori, attori, comici e mettili insieme a Tambur Battente. E ad ogni puntata aggiungi musica, cultura, costume, spettacolo, ironia e tanti nuovi ospiti nazionali e internazionali. Accendi la TV e gusta! A Tambur Battente Show, non il solito tam tam. Ropeca, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Ropeca sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeca vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. C'è Mary? No, non c'è. E ho tanta nostalgia? Sì, sali. È sempre festa quando in onda c'è 80 Nostalgia, il programma TV dedicato alle sigle anni 80. Mary non c'è e 80 Nostalgia è finita. Va bene, passiamo domani. Professionalità, efficienza e serietà in tutti i settori della sicurezza. Questo è il corpo dei vigili dell'ordine, veri professionisti a difesa delle cose che contano. L'istituto di vigilanza è in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio: pattugliamento stradale, servizio di piantonamento fisso, impianti d'allarme, servizio antirapina e antitaccheggio, servizio scorta e trasporto valori, videosorveglianza, vigilanza contro atti vandalici. Telefona per informazioni a Mantova al numero 0376 302 926. Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Un grido salirà. Eccoci qua, volevi
intervenire, direttore, prima, l'ho stoppata prima dalla pubblicità. Sì, no, mi allacciavo alle morose di Mariano, e fino a quando sono i giovanili trattiamo con le mamme, poi tratti con le morose, infatti la prossima volta al posto mio di Bernardi prenderanno qualche direttore sportivo donna e così ci leviamo. Sarà più contento il mister del piano, che avrà da confrontarsi con qualche bella figliola al posto nostro, però vedi, direttore, cambiamo mestiere, che dobbiamo fare? Io non ho problemi. Vi sostituiremo, possiamo fare anche quello. Allora, centesimo gol di Valli al Mappello Bonate, prima mi sono dimenticata di dirlo, ha festeggiato così appunto il suo centesimo gol in carriera. Dicevamo invece dell'ortopedia, come ci è arrivato il messaggio prima, Caravaggio, che però ieri è riuscita ad andare sul campo alla Caratese e vincere per 1-0. Io ringrazio WeMatch per le immagini, andiamo a vedere quello che è successo fra Folgore Caratese e Caravaggio. Valente con la respinta di Cambianica, poi possibilità per Duartes che si ritrova il pallone lì, nulla di fatto. Messa laterale già battuta per Rognoli e poi la conclusione da parte di Longo Castelli, ma ancora attenzione. Azione solitaria di Peli che arriva anche alla conclusione. Castelli nuovamente si oppone. E non c'è neanche tempo per battere il sesto corner a zero della Folgore Caratese. Tra le proteste del pubblico di casa manda in archivio il direttore di gara la prima frazione, due parate per Castelli della Folgore, non segna nessuno però. E dunque primo tempo che si chiude sullo 0-0. Pozzi che prova la conclusione con la girata mancina, Cambianica in angolo. Palla che arriva in questo momento a Longo, la botta di Longo, para centralmente Castelli. Valente ancora, cerca il numero, gli riesce, poi addirittura tenta la conclusione da posizione impossibile. Ci prova con il mancino centrale. Zagari, su di lui Rondelli. Zagari in area di rigore, agganciato, penalty fischiato da Meloni. Parte con il mancino Zagari, gol Caravaggio, avanti per una rete a zero. Adesso siamo al 32esimo del secondo tempo. Attenzione alla botta con il destro di Brognoli, ci ha provato da distanza considerevole, palla fuori di un non nulla. Mancino da parte di Lamesta. Boccia guadagna spazio, ci prova con il destro di prima intenzione. Ed ecco qui, triplice fischio del direttore di gara, dopo 3 minuti di recupero il Caravaggio sbanca dunque il 25 aprile di Karate con il calcio di rigore di Zagari al 32esimo del secondo tempo. Quindi vittoria del Caravaggio, l'abbiamo vista nelle immagini, il direttore voleva ringraziare i tifosi, ma prima le faccio leggere un altro messaggio che riguarda sempre il fanfulla, giusto Caterina? Esattamente, grande greco capitano del fanfulla, lui non ascolta l'amorosa. Solimeno non ha dormito parecchie notti, ma gli ha portato consiglio e ha saputo sfruttare la sua grande classe. Forza fanfulla! Insomma, noi come tifosi stiamo messi bene, al contrario di altre società. Noi in queste situazioni negative di classifica tiriamo su non meno di 300 persone in eccellenza, quindi è bello giocare alla Tossenina. Io ringrazio i tifosi che scrivono, ma ringrazio i tifosi che vengono. È anche un capoluogo di provincia. Sì, abbiamo due gruppi organizzati, Fanfulla Supporters e Gli Ultimi Guerrieri, quindi noi da questo punto di vista è bello fare calcio, cioè la domenica, ma anche gli allenamenti ci sono, quindi in senso positivo, al contrario di magari di altre realtà, quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarli, perché se siamo qui anche grazie a loro. Andiamo a
vedere velocemente i risultati del girone A di Serie D. Abbiamo messo semplicemente le tre lombarde, dicevamo è il girone che in testa vede ancora la Caronnese, che però ha visto assottigliarsi il proprio vantaggio nelle ultime gare, è arrivato un pareggio anche ieri e il Cuneo si è avvicinato pericolosamente. Quindi il girone A di Serie D, i risultati di Caronnese oltre Povoghera e San Colombano, sono tre pareggi, sicuramente buono quello del San Colombano sul campo della Prosette Eureka, che è la quarta forza del campionato. L'altro Povoghera sta facendo il suo bellissimo campionato, lo sta continuando, e la Caronnese comunque è in testa, però appunto dicevamo ha un solo punto adesso sul Cuneo e due su Chieri e Prosette Eureka, per cui la distanza si è fatta assolutamente meno tranquilla. Hai altri messaggi, Caterina? Ti sì, lascio. Altri messaggi. Il primo è Bomber Forbiti numero uno, sia sul campo che fuori. Tifosi del Fanfulla scrivono, grande Emiliano, avanti così tifosi, squadra, società, uniti per la salvezza. Poi un altro messaggio che dice, un saluto dal grande settore giovanile del Fanfulla, forza vecchio, cuore bianco-nero. Infine abbiamo una domanda di Alessandro che dice, perché Bobo ha detto che i tifosi del Castiglione fanno paura? Grande Del Piano. Grande Castiglione. No, allora secondo me deve avere un bottiglione di rosso sul tavolo. No, anch'io al momento l'ho capita così, poi ci ho pensato, nel senso che i tifosi del Castiglione hanno paura se mandano tutti questi messaggi, cioè fanno paura nel senso che il Castiglione sta facendo sotto e quindi il tifosi del Serenio mandano tutti questi messaggi perché vedono il Castiglione avvicinarsi e hanno paura. Sono l'avvocato del difensore oggi, l'avvocato del diavolo. No, perché tu già fai dei danni di tuo, ma una volta che non li fai non è il caso. Allora, passiamo all'eccellenza. Partiamo dal girone C, perché abbiamo un sacco di immagini da andare a vedere. La partita dei cartelli era il derby tra il Valle Camonica e il Darfo, quindi fra il Darfo che era primo in classifica e il Valle Camonica che lo seguiva, con un particolare che nel calcio non guasta mai, diciamo sentimentale, perché nel Valle Camonica fino a qualche settimana fa giocava Kevin Varas, adesso è andato a Lumezzane, ma Kevin Varas c'era nella gara, naturalmente non in campo, non poteva, ma si è nascosto fra i raccattapalle, ha fatto il raccattapalle per 90 minuti della partita per poter stare ancora vicino ai suoi compagni, quindi dicevamo l'importanza del gruppo, questo è sicuramente un segnale di quanto un gruppo possa lasciarti, lui è fra i professionisti, ma ha avuto stare vicino ai suoi compagni in questa partita, partita importantissima di cui andiamo a vedere appunto le immagini. Valle Camonica d'Arfo è terminata 1-0, è stata una partita molto combattuta, con un portiere su tutti che ha fatto in alcuni casi la differenza. Il Valle Camonica in maglia gialla e blu, il Darfo nella classica divisa strisce verde e nera. Qui vediamo uno scambio sorti Pia con la conclusione a fil di palo del centravanti del Darfo. Al sedicesimo a Battista si fa largo in area, arriva alla conclusione ma poi mette alto sopra la traversa. Nel secondo tempo comincia subito a farsi pericoloso il Darfo su angolo, ancora con Pia che colpisce di testa, però centralmente Pedersoli non si fa sorprendere. Poi Pedersoli che esce malamente su punizione, la palla però finisce sulle spalle di Tosi. Qui è invece il Valle che si fa vedere dalle parti del portiere del Darfo, c'era un gran vento su tutti i campi, c'è stato un gran vento. Qui c'è un gol annullato per la posizione di fuorigioco di Sonzogni che ha fatto l'assist per Mangini che poi aveva messo in rete, e qui c'è il gol, c'è una palla di Nodari perché il pallone resta lì e naturalmente a Battista non si fa pregare e mette in rete il 43esimo, se non sbaglio, quindi alla fine della partita il gol dell'1-0. Quindi Valle Camonica a sorpresa in testa in questo girone, possiamo dirlo, direttore? Cioè, sicuramente di tutti gli squadroni di questo girone non ci si aspettava il Valle Camonica in testa. Sì, però diciamo sempre, dico la stessa cosa che si diceva prima, cioè se c'è un buon gruppo, se si tira la carretta tutti insieme si fa anche questi risultati. Sono convinto che alla lunga il Darfo uscirà, perché poi il campionato, nonostante i favori come il mister Del Piano, che ho scoperto stasera che è un proprio lavoro in federazione probabilmente, perché mi hanno detto che a Natale proprio era lui il Babbo Natale che regalava troppi regali ricevuti.
però il Darfur alla lunga uscirà, ne sono convinto. Allora andiamo a vedere i risultati di questo girone, del girone C, così vediamo dove è il Darfur, dove è la Grumellese, ma dov'è, e qui chiama poi in causa gli accini, anche il Crema, perché è arrivata un'altra vittoria e il Crema adesso si è fatto sotto. Risultati del girone C di eccellenza. Asola, Academy 0-0, Fanful Orsatrismo Oca 2-0, Grumellese Rigamonti Castegnato 1-2, Orceana Sarnico 0-0, Palazzolo Travagliato 1-6, Pedrocca Crema 0-3, Valcamonica Darfo Boario 1-0, Villongo Cavernago 0-2. Quindi Valcamonica in testa a 32 punti, il Darfo a 31, la Grumellese a 30, Crema e Rigamonti a 28, qui si chiude la zona alta della classifica con la promossa diretta e le quattro che disputerebbero i play-off. Andando dall'altra parte ritroviamo il Palazzolo e l'Asola in fondo che si stanno disputando l'ultima posizione, che però condannerebbe la retrocessione diretta, e poi Rossetrismo, Fanfulla, Pedrocca, Orceana, Sarnico e Villongo a 21 per completare la parte destra della classifica. Il Darfo ha perso quindi in casa con il Valle Camonica, non ha grandi recriminazioni da fare mister Bolis, se non alla sua squadra, lo sentiamo appunto nell'intervista al termine della gara, Marco Bolis. Allora, mister Bolis, sconfitta in casa del Valle Camonica, si è perso un derby, come peggio non si potrebbe perdere con un gol all'ultimo minuto. Nel complesso una partita sicuramente non bella. Sono d'accordo, partita brutta, da 0-0, era l'epilogo giusto di una partita così, e invece purtroppo ci è girata male all'ultimo minuto e viene a casa con una sconfitta che sicuramente fa male. Ecco mister, cosa le è piaciuto e cosa no dalla sua squadra? Ma dalla squadra non mi è piaciuto l'atteggiamento, perché sapevamo che di affrontare una squadra che giocava la partita della vita, però sotto quell'aspetto lì sicuramente loro come atteggiamento è stato migliore del nostro, è questo che non mi è piaciuto. Cosa mi è piaciuto? Gran poco, sinceramente, perché non si è visto quasi niente, né da una né dall'altra parte. Loro però sono stati più cinici e forse un attimino un po' più caparbi nel cercare la vittoria. Allora, quindi era un Marco Bolis abbastanza arrabbiato, che fra l'altro è atteso dalla partita di domenica prossima sul campo che lo ha travagliato, quindi un'altra partita importante. Molto sorpreso invece, in positivo naturalmente, era mister Sana, che a un certo punto ha detto: oh, ma siamo primi, non se ne era nemmeno reso conto. Mister Sana, sorridentissimo, vincere un derby all'ultimo minuto, un po' sogno di tutti gli allenatori, e Valle Camonica oggi ce l'ha fatta. Sì, abbiamo cercato di preparare la partita nel miglior modo possibile. È stata una partita difficile, maschia, forse magari non bellissima, però veramente molto entusiasmante. All'ultimo respiro ho messo a Battista, gli ultimi 5 minuti aveva un po' di crampi come prima punta, e su quel fallo laterale lui e Martinelli hanno confezionato il gol che è stato 3 punti importantissimi ancora una volta nel nostro percorso, e c'era tanta voglia comunque di rifarci della sconfitta dell'andata, ci siamo riusciti e va bene così. Ecco Luca, parlavi del nostro percorso, qual è il percorso del Valle Camonica a questo punto? Primo in classifica, obiettivi, con 9 partite in casa peraltro. Ah, siamo primi noi adesso, ha perso la Grumellese, ah, perfetto. E niente, non lo so neanche io sinceramente, è comunque un sogno, personalmente per me, per la squadra è veramente una gioia veramente indescrivibile, e niente, noi evidentemente il nostro obiettivo era quello di salvarci e non ci piove. È chiaro che oggi dopo siamo primi e quindi penso che nessuno se l'aspettasse, però a prescindere dagli obiettivi o dalla classifica non dobbiamo cambiare secondo me il nostro atteggiamento, è giusto festeggiare oggi, domani, martedì, pronti via ancora, perché ci sono ancora 14 partite, e quindi però è chiaro che è bello starci, sono veramente felice, non sono mai stato primo evidentemente in eccellenza, per cui evidentemente me la godo tutta. Sana si gode tutta la testa della classifica, voi vi godete comunque la vittoria di ieri, perché nella parte destra della classifica siete gli unici che avete vinto, per cui è una vittoria importante, avete guadagnato punti su tutti. Sì, era indispensabile, perché perdere punti ieri sarebbe stata veramente una ripartenza infelice che avrebbe minato il nostro percorso già difficile. Abbiamo vinto la prima di 15 finali, dobbiamo tenere una media inglese
Sarebbe bello a tenerla a zero come media inglese. Salvezza è a 5 punti perché l'Orceana, che è la prima fuori dei playout. Oggi i conti non se ne fanno, sarebbe assurdo. Cioè, oggi si deve ragionare sulla trasferta di Sovere, perché giocheremo in campo neutro, quindi per la squalifica del campo del Sarnico. E basta. Come ha detto anche il messaggio, Solimeno non dorme, Grego fa il difensore. Crai è appena arrivato, ha segnato. Quindi... C'è da dire che se mi guardate la classifica, è comunque una classifica veramente pazzesca la vostra, perché dalla prima squadra fuori dalla zona play-out, cioè il Travagliato, alla prima squadra fuori dalla zona play-off, cioè dalla prima squadra fuori dalla zona play-off alla prima squadra fuori dalla zona play-out ci sono 2 punti. Travagliato, Accademi, Cavenago, Villongo, Sarni, Corceana sono in 2 punti, poi il Pedrocca a 20 e voi la Rossa Tresmoca a 16, per cui è veramente cortissima. No, ma infatti durante il periodo negativo, che non è che l'abbiamo passato completamente, tutti mi dicevano se avessimo paura, se fossimo... stiamo parlando sempre di calcio, no? Quindi paura non se ne deve avere, non esiste la paura, esiste chi si allena bene e chi si allena male, anche ai nostri livelli. Noi abbiamo la coperta corta, perché se prendiamo un centravanti portiamo un difensore, se vuoi mette Grego in difesa, insomma un capitano che ha fatto anni di Serie C, che si sacrifica a fare il difensore centrale, da attaccante qual era, tanto di cappello, però lo perdi a centrocampo, quindi è veramente un gioco, no, non a scacchi, ma insomma il mister lo può dire che c'è veramente da non dormire, sempre rispetto al divertimento, alle emozioni che si provano, però paura non ce n'è, cioè siamo lì in classifica. Anche prima di domenica non avevamo paura, male che va perdi, ecco, è detto così, è alla catalano maniera, però con serenità, se noi teniamo un ambiente tranquillo, anche in una piazza, una provincia, un capoluogo di provincia come Lodi, con tutti gli spettatori che ha, con il giornale che c'è dietro, con tutte le piccole pressioni, noi possiamo fare altro che far bene, o comunque fare il meglio possibile, perché più di quello non si può fare. Poi a fine campionato facciamo i conti e... No, non morirà nessuno diventerà re, ecco, quindi chissà se saranno così tranquilli anche in quel di Grumello, perché la Grumellese è ripartita, ma è ripartita con una sconfitta che gli ha fatto perdere appunto anche la testa della classifica. Andiamo anche qua a vedere le immagini di quello che è successo fra Grumellese e Gamonti Castagnato, con la Grumellese che ha avuto la possibilità di andare sul pareggio con un rigore che poi è stato splendidamente parato da Locatelli. Qui vediamo il Rigamonti con questa conclusione da fuori di triglia, poi sull'angolo invece c'è il gol, il 27esimo del primo tempo, Bonaccorsi porta in vantaggio la sua squadra. Al 40esimo, sempre nel primo tempo, c'è il 2-0, questa volta è Triglia che è molto bravo in inserirsi a girare la palla in gol. Per cui si va a riposo con... poi c'è la palla dentro e questa doppia parata di Locatelli che però poi... a terra bulla, quindi rigore per la Grumellese, Astamoca lo mette in rete senza grandi problemi, quindi si va a riposo sul 2-1. Con le immagini siamo nella ripresa, c'è subito questa conclusione di Bigatti al terzo minuto fuori di poco, poi c'è questo fallo abbastanza ingenuo che però provoca il secondo rigore e c'è da dire veramente San Locatelli, guardate cosa fa sul penalty il portiere della Valle Camonica, che mette alto sopra la traversa la ribattuta sotto misura. Poi c'è un'altra occasione per la Grumellese con questa palla in mezzo che però viene bloccata e la partita alla fine si conclude. Qui c'è ancora una Bigatti che prova la conclusione, il portiere del Rigamonti che mette alto e poi c'è il fischio finale. Quindi Castagnato che riparte con una vittoria, Grumellese che riparte con una sconfitta, si ritrovano vicine in classifica, sono terza e quarta e anche gli umori naturalmente sono differenti. Andiamo a sentire il mister del Castagnato, Marco Piovanelli. Un commento sulla gara che ha visto dei suoi e di questa Grumellese. Ma per quanto riguarda i miei giocatori sono contento, perché è una partita particolare, dopo un mese di stop bisogna riuscire a trovare tutte le situazioni giuste e i miei ragazzi l'hanno fatto in maniera molto molto positiva. Abbiamo secondo me disputato un'ottima partita, condizionata per quanto riguarda tutte e due le squadre dal vento, però sinceramente secondo me per quello che si è visto in campo abbiamo meritato di vincere, dunque sono contento così. Avevo chiesto ai miei ragazzi di entrare proprio con la testa giusta, perché abbiamo archiviato un'andata che era stata per noi positiva, però non bisogna cullarsi su queste cose ma ripartire, si è ripartiti bene. 95.
Non ci siamo capiti, ma non fa niente, lascio la parola a Caterina, così andiamo in pubblicità. Oh, adesso brevissima pausa, mi raccomando, rimanete qua, parliamo di calcio. Un gol, basta soltanto un gol, un grido salirà. Sono dottor Mario Turani, direttore sanitario del Poliambulatorio Gemini, struttura sanitaria specializzata nel trattamento delle problematiche di carattere posturale. I nostri centri di Bergamo, Lecco e Milano sono all'avanguardia nella gestione della medicina sportiva, soprattutto calcistica, con l'innovativa TM Therapy che utilizza campi magnetici statici. Al Poliambulatorio Gemini l'atleta potrà trovare una soluzione olistica alle proprie esigenze sanitarie di carattere sportivo. Non a caso le nostre terapie vengono utilizzate da anni a supporto delle rappresentative nazionali calcio della Lega Dilettanti. Se cercate una Fiat, Italauto è la vostra concessionaria ideale. Professionalità e competenza al vostro servizio dal 1982. Da noi troverete tutta la gamma Fiat con le ultime novità e l'intera serie di accessori disponibili. Da noi la migliore assistenza Decra, la possibilità di acquistare a rate, di stipulare assicurazioni Toro Targa e Simpliciter, ma anche il noleggio, il soccorso e l'assistenza per viaggi sempre al massimo della sicurezza. Ci trovate a Curno in via Trento 10, Italauto, sempre al vostro fianco. Propeka, fabbrica italiana di serramenti in PVC con oltre 25 anni di esperienza nel settore, produce serramenti ad alte prestazioni termiche ed acustiche. I serramenti Propeka sono progettati e realizzati con metodi innovativi per soddisfare ogni richiesta del cliente e durare nel tempo. Negli oltre 1500 metri del rinnovato showroom di Curno potete trovare un'ampia gamma di porte interne, porte blindate, inferriate di sicurezza, controtelai monoblocco, porte sezionali per garage, tapparelle frangisole e zanzariere. Il tutto correlato da posa in opera professionale effettuata dai nostri tecnici specializzati. Lo staff di Ropeka vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno. Professionalità, efficienza e serietà in tutti i settori della sicurezza. Questo è il corpo dei vigili dell'ordine. Veri professionisti a difesa delle cose che contano. L'istituto di vigilanza è in grado di fornire qualsiasi tipo di servizio: pattugliamento stradale, servizio di piantonamento fisso, impianti d'allarme, servizio antirapina e antitaccheggio, servizio scorta e trasporto valori, videosorveglianza, vigilanza contro atti vandalici. Per Milano e provincia all'Iscate, in via Giuseppe Di Vittorio 17, telefona per informazioni al numero 02 95 35 11 20. Corpo Vigili dell'Ordine, un'organizzazione su cui contare. Basta soltanto un gol, un grido salirà. E eccoci qui, torniamo sulla partita di Grumello, quella fra Grumellese appunto e Castagnato, e andiamo sul fronte grumellese, andiamo a sentire mister Mignani con Falconi. Lascio a ruota libera un commento al tecnico della Grumellese. Ma diciamo che questa è una sconfitta che poteva anche tramutarsi in un pareggio, che secondo me era il risultato più giusto per la partita, per l'andamento della partita, perché inizialmente abbiamo avuto un paio di occasioni, non so, su un calcio d'angolo se la palla era entrata potevamo andare in vantaggio, e poi sul ribaltamento di fronte sono andati loro in gol. Siamo rimasti un po' così, loro hanno preso il sopravvento, poi c'era anche un po' di vento che poteva mettere in difficoltà sia le due squadre, quindi non è stata una bella partita, una partita magari anche un po' falsata, perché lanci lunghi, palloni in aria e non era facile. Poi loro su un cambio di campo ha fatto il 2-0 e quindi pensavo che ci potessero mettere un po' in difficoltà, perché sai, 2-0 così non è facile. Poi siamo stati bravi a riaprirlo sul 2-1 e nel secondo tempo cercando un po' di sistemare le cose, scambiando l'assetto siamo stati bravi, abbiamo avuto 3-4 occasioni, abbiamo avuto l'occasione del rigore, del secondo rigore, poi purtroppo il nostro giocatore l'ha sbagliato, lì ci poteva pareggiare facilmente. Poi abbiamo avuto ancora qualche occasione, qualche sporadica occasione, ma più passava il tempo più si alzava il vento e del gran calcio non si è più visto. C'è il rammarico che probabilmente questa sconfitta, spero che ci serva un po' da lezione, perché sai, venivamo dalla sosta un po' magari con la pancia piena, col girone fatto, col girone andata fatto, magari qualcuno pensava di essere diventato bravo tutto insieme. Invece, credo che questa sconfitta sia
sia, anche se non è bello dire, sia salutare, perché ci mette tutti con i piedi per terra, si riparte da martedì a lavorare e sapere che sicuramente questo campionato è un campionato molto difficile, con qualsiasi squadra incontri, abbiamo visto anche i risultati di oggi, e quindi se vogliamo ripetere almeno il girone d'andata dobbiamo ritornare quelli che eravamo qualche tempo fa. Stavo cercando di ripassare il Bobo Oroscopo con Bobo, le sue previsioni di fine anno sull'anno, sul 2015, ma mi sta dando le opzioni, o questo o quello o quell'altro, è capaci tutti, cioè una, no, bisogna dirne. No, Federica, io ho detto che secondo me il campionato lo vincerà il Darfo, però in quella puntata lì non mi ricordo se avevo insieme... Fermo! Non fare gestacci. Ecco, no, non mi ricordo se ero insieme a te. No, caro mio, adesso no, tu hai detto il Crema, non hai detto, non hai detto il Darfo. No, ho detto il Crema, il Darfo. Abbiamo, ma attenzione al Crema. Abbiamo. Sì, ma io ho anche buona memoria, nonostante stia diventando vecchio, però. Parla per il tuo cortile. Vabbè, vabbè, quindi andiamo a vedere la registrazione di due disco, di due, anzi di, della. E domenica c'è Crema Grumellese, domenica. E eh? Domenica c'è Crema Grumellese, potrei anche mandarveli, cosa vi dico. Però io ho un sacco di messaggi ancora, Caterina, giusto? Tra l'altro hai anche una domanda, se non sbaglio. Esattamente, un messaggio e una domanda. Il messaggio è: felice di far parte dello staff del Fanfulla. Un saluto a Fabri. Mentre la domanda è una domanda per Del Piano ed è di Lori da Lodi, che dice: da difensore di buon livello che è stato, qual è il difensore che lo ha impressionato di più nel campionato? Il mio difensore, De Angeli. Vabbè, però scusa, giochi in casa. No, allora facciamo, ti facciamo una domanda. Beh, il difensore avversario che tu vuoi. Ma De Angeli perché è bravo a non farsi dare rigori contro. Quindi... Vabbè, non fai il polemico anche tu che non... No, sto scherzando, sto scherzando. Ma facciamo veramente degli avversari. Un difensore avversario che ti ha colpito. A me piace tantissimo che è un difensore esterno, Menegazzo dell'Olginatese. Se gli avessi portato via anche questo giocatore a Galbusera mi avrebbe... Ti sei dovuto cercare a casa. A me Menegazzo piaceva tantissimo e sta facendo bene anche quest'anno, un campionato difficile. Classe 1994. Quindi giovane. Isola del Castiglione. No, basta, Olginate basta, perché sennò Galbusera mi spara. Allora, passiamo al girone B, così vediamo quello che è successo a Mariano, fra Mariano e Paina, ma naturalmente non solo. Qui c'era in testa l'altro Nocene, che è restato, è rimasto in testa nonostante il pareggio. Valle Camonica e Busaporto però hanno accorciato e quindi si sono fatte un po' più sotto, però hanno 7 punti di vantaggio dall'altro Nocene, quindi sono comunque restati 5. Andiamo a vedere i risultati del girone B di eccellenza. Casati Arcore Caprino 1-1, Desio Brusaporto 0-1, Mariano Paina 2-3, Oggiono Brugherio 3-2, Real Milano Verdello 2-2, Scanzo Riusciate Nebbiolo 1-0, Trevigliese Alzano Cene 1-1, Villa d'Almè Brembate Sopra 2-0. Quindi in testa c'è l'Alzano Cena 35, Villa d'Almè Brusaporto a 31, Caprino 28, Nibionno e Scanzo Rosciate a 22, poi Real Milano a 21, Le Verdello e il Brugherio del Paina a 20, Verdello fra l'altro autore di una rimonta eroica, erano in 10 sotto 2-0 sul campo del Real Milano, grazie a una doppietta di Ubiaio sono riusciti ad agganciare il pareggio. Trevigliese a 19 insieme allo Giorno, Mariano Edese a 18, anche qua tutto molto corto, ma molto corto anche verso il basso, perché comunque Brembate Sopra è a 15 e il Casati Arcore è a 11. Direttore, lei diceva che eravamo partiti con ben altre prospettive, cambiare, sì, in corsa a livello proprio di obiettivo nella mentalità del gruppo che si conduce non è semplice. Sì, questo è il problema che avremo da affrontare questa settimana. E il messaggio deve essere chiaro, ho già parlato con l'allenatore, adesso la classifica è quella, siamo quart'ultimi, c'è un paradosso nel nostro, perché non è che io abbia detto playoff così perché mi sogno, sai chi è la squadra che ha fatto più gol in questo campionato? No, però posso guardare la classifica. No, te lo dico io, siamo noi. È il Mariano. E siamo quart'ultimi, molto probabilmente abbiamo delle pecche, delle lacune, e dobbiamo migliorare lì dove, perché non è possibile che una squadra quart'ultima sia il miglior attacco del campionato. Perdiamo tutte le partite di un gol, ieri addirittura siamo rimasti in 10, nel primo tempo perdevamo 2-0, abbiamo fatto 2-2 in 10, abbiamo sbagliato il gol del 3-2, l'abbiamo preso al 90esimo. Ripeto, molto probabilmente ci sarà da rimboccarsi le maniche, però sai, torno un po' al discorso di prima, Federica.
Io non so mai quanto sia il gruppo che faccia la vittoria o la vittoria che fa il gruppo. Adesso il messaggio deve essere chiaro. Io ragiono da dirigente e dico: i gruppi non esistono più da quando esistono gli svincoli, perché tu fai fatica poi a costituire un gruppo, no? Dal momento che alla fine anno i giocatori prendono e vanno. Io ho solo un'arma e sono abbastanza, magari i miei giocatori mi odieranno, che è quello dei rimborsi spese, perché se noi retrocediamo come società con i giocatori che abbiamo noi, il prossimo anno ti dicono: Mauro, tanto piacere, io resto in eccellenza. Allora, se dobbiamo toccarli e metterci in gioco tutti e lo rischiamo tutti, va bene, allora faremo questo lavoro, ma io penso di non arrivare a queste conclusioni. Cioè, l'ho fatto un anno e devo dire che ci ha portato 8 vittorie di fila. Però l'unica arma adesso, oggettivamente è brutto da dire, è brutto da fare, però tu ti trovi in questa situazione che tu rischi una retrocessione e perdi tutti i giocatori. E quindi noi cosa dobbiamo fare come dirigenti? Cioè, per quello si fa fatica a fare calcio, perché tu puoi ripartire 15-20 anni fa perché ti tenevi i tuoi giocatori, le tue proprietà. Però se si agisce su questa cosa, si dà per scontato che la colpa è di chi entra in campo e che non dà quello che deve dare. Non che ci sono degli errori a monte nella composizione. Ci sono degli errori a monte. È normale che in primis il sottoscritto ha fatto degli errori. Quindi è normale, perché è una squadra che fa i playoff l'anno scorso, quest'anno prende un giocatore al miglior attacco del campionato, il capocannoniere del campionato, a giocatori come Corno, Bonaccina che viene dalla Pro Sesto, abbiamo preso Low che viene dal Viseno, Bertin che è un giocatore che ha fatto, c'è qualcosa sicuramente che non ha funzionato. Io mi metto in discussione, ma quando dico mi metto in discussione a livello di rimborsi, lo faccio anche partendo dal sottoscritto, perché io sono uno come loro, cioè non è che sono, ma ripeto, è brutto da dire e penso che non lo faremo, però io non posso pensare di rischiare una retrocessione e non vedere più i miei giocatori, e questo è quello che succede in tante altre squadre. Adesso glieli facciamo vedere in televisione i suoi giocatori, magari non sarà così contento di rivederli perché abbiamo le immagini. No, ma ripeto, domenica e sabato sono stato contento perché ho visto è stata una bella giornata, 400-500 persone c'erano, i paganti sono 100, però perché sono venuti gli altri tecnici, accrediti, mica accrediti, queste cose. Quindi è il calcio che a me piace. Ecco, io, nella mia zona noi abbiamo perso in 4 anni 6 derby, e al di là dell'aspetto economico, che comunque è importante perché vuol dire 10.000-15.000 euro in meno nella nostra società, è importante, però è vissuto, no? È più bello quando vedi gente allo stadio che viene dal paese vicino, che vai, stuzzica anche gli sponsor, a portarti un qualche sponsor in più. Cioè non, quindi vedremo. Io dico sempre a loro, l'anno scorso quando facevano i derby Sant'Angelo, Fanfulla, San Colombano, ma che bel campionato sarebbe. Quanta gente ci sarebbe a vedere le loro partite che già fanno pubblico. Sì, sì. Ma no, poi i costi, no? Il problema è quello, perché loro 2 anni fa hanno professato dei costi, facciamo gironi diciamo tra le zone. Ma guarda, la vicenda del Sondrio è emblematica di un calcio dilettanti che non funziona, perché è stato uno scandalo, e a me fa piacere che il Sondrio sia su, il fatto che il Sondrio faccia la Serie D, non per il Sondrio, attenzione, per il modo con cui è stato tirato su in Serie D. Cioè non chi è lo sponsor del Sondrio? Ma a me non interessa, cioè lì c'era solo una fermi i gironi, poi lo ricomponi, fai un girone con una squadra. Mi dite perché il Sondrio debba fare la Serie D? Te l'ho detto io. Qualche parametro, qualcuno avrà. Ma non esiste un parametro, una cosa. Mister diceva giustamente una cosa che ho apprezzato come uomo e come allenatore: non siamo un paese serio. E questo dobbiamo prenderne atto, e il calcio rispecchia la società di tutti i giorni. Non siamo un paese serio, finché non ci sono delle regole certe, saremo sempre destinati a vivere queste situazioni. Cioè, io perché il Sondrio l'ho avuto io nel girone, qualcuno mi deve portare carta alla mano perché il Sondrio fa la Serie D. Io non riesco a capire. Se guardate la graduatoria di fine campionato, era sesto, settimo, poi una si è ritirata, l'altra è fallita, quell'altro è stato davanti perché è provincia, quindi il Chievo non poteva mai. Sono stati eliminati. Io mi ricordo che il Cantù vinse 2 volte le fasi nazionali, non fu ripescato. Allora queste cose devono fare riflettere un po' tutti comunque.
Andiamo a vedere quello che è successo nel derby di Mariano, tra Mariano e Paina, grazie alle immagini di Fabrizio Togliatti di WeMatch. Palla persa male da Berti Musella, è regolare la posizione di Provasi, rete di Provasi, scattato sul filo dell'offside, Paina avanti 1-0, minuto 8. Rosa, fall di testa. Ami portava avanti la sfera con il petto, poi serve Provasi in gioco, il sinistro di Provasi, straordinaria conclusione immediata di Provasi che non lascia scampo a Palombella, 33esimo, il Paina va sul 2-0. Rilancio immediato, Provasi a lottare con Fontana, scavo, pallone buono per Provasi, posizione regolare, alza la testa Provasi, serve Amin con il pianto sinistro di prima intenzione a Babio, va vicino al Tris. Allora, smettila! Attenzione al rosso per Fontana. Scavo contro Bonacina, palla in mezzo, Bertin, ennesima esitazione, a Babio dentro l'area di rigore, Palombella salva il risultato, diremmo così. Occhio però! Duplice fischio dunque del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi dopo 120 secondi di recupero, Paina che sta vincendo per 2-0, doppietta di Provasi, Mariano in 10 dal finale di primo tempo per l'espulsione diretta a carico di Mattia Fontana. Allora ancora del Mariano, Baldon, palla dentro, Provasi al volo con il mancino, colpisce male Provasi dopo 20 secondi. Fallo di corno a mio avviso su Colombo, Mangeruca, area di rigore, Mangeruca con il mancino deviato, riapre la sfida il Mariano, la rete di Mangeruca, quinto minuto. Tripodi, corno, manca l'intervento Colombo, corno Artesani. Corno in anticipo, Tripodi, Mangeruca, ancora Artesani. Baldon, lo stop di Provasi, sombrero su Tripodi, lotta ancora il centravanti delle Paina, Baldon, palla dolce verso Ballabio, in diagonale, Palombella, corno, allarga per Sant'Agata. Versone, lo stesso corno che con il colpo di testa non lascia scampo ad Artesani, 2-2 del Mariano, minuto 33. Anastasia, ci sarebbe spazio per servire il Baldon, preferisce andare al traversone, scavo, ottimo lo stop e poi l'azione personale si conclude con un sinistro alato. Palla di testa, Mangeruca davanti a rondina, salva Artesani. Corno, azione personale, superato un esausto Masino, 3 contro 3, attenzione, palla scoperta, Tripodi in area con il destro di punta. Masino. Babio su di lui, Bonacina allarga intelligentemente per Scavo, palla dentro ancora a Babio, il gol superato di testa Bonacina e il gol di Babio, 44 e 34 sul nostro cronometro, Paina 3-2. Tutto pronto per la battuta di Rosa che arriva in questo momento e il pallone abbrancato da Artesani sul tentativo aereo di Sant'Agata. Triplice fischio dunque del direttore di gara, il Paina vince 3-2, successo al Cardiopalma 2-0, doppietta di Provasi nel primo tempo, poi Mangeruca e Corno riequilibrano il risultato, alla fine decide Ababio al minuto 45, il finale è Mariano 2, Paina 3. Abbiamo visto diversi giocatori seduti per terra. Sì.
Sì, erano dispiaciuti perché in 10 erano riusciti a riagguantare e quasi a vincerla. Quindi, siccome la seconda partita, sì, abbiamo perso con l'Alzano Cene 5 minuti dalla fine, questa che abbiamo perso ancora al 90esimo, il loro stato d'animo era sicuramente a terra. Però da qua si riparte, vedremo domenica di rifarci, dai. Allora, andiamo a vedere semplicemente i risultati del girone A e la classifica velocemente. Io vi dico cosa è successo sommariamente. Anche qui dicevamo la capolista non è riuscita a vincere, ma la pareggite ha colpito tutte le prime, perché sia Bustese che Verbano che Varesina che Sestese, quindi le prime quattro hanno pareggiato e hanno vinto sullo Solbia Sommese, Legnano, Accademia San Donatese e il Magenta, ultima in classifica, che con questa vittoria mette almeno un po' di sale sulla coda di Vergiatese e Vigevano, che sono la penultima e la terzultima. Infatti, se andiamo a vedere la classifica, c'è sempre la Bustese in testa, che mantiene i 5 punti di vantaggio sul Verbano, 38 la Bustese e 33 il Verbano, e poi in fondo alla classifica c'è la Magenta 8, che però ha accorciato sulla Vergiatese perché gli ha mangiato 3 punti e adesso sono lì a 4 lunghezze da questa ipotetica play-out, quantomeno, quindi non retrocessione diretta. Abbiamo già finito il tempo a nostra disposizione, come l'anno nuovo, ma noi siamo sempre messi come la vecchia, che non abbiamo mai minuti a disposizione. Qualche altro messaggio, Caterina? Sì, un ultimo messaggio di Lorenzo. Sono Lorenzo, giocatore del Fanfulla. Volevo salutare il mio direttore sportivo. Forza Fanfulla. Ha fatto il pieno di messaggi tra... Se è Lorenzo, se è il Loca... Questo è un classico esempio di come è vissuto anche il guerriero a Lodi. Lui è di Lodi, un giocatore del Fanfulla, gioca domenica mattina con gli allievi e viene in curva la domenica pomeriggio in trasferta, quindi viva questo calcio! Allora, in bocca al lupo per questo 2015, quindi finali di stagione e eventualmente anche inizi di nuove stagioni al Fanfulla, al Castiglione e al Mariano. Io saluto Bobo, saluto Caterina. E saluto Iaccio in collegamento. Buonasera a tutti. Noi ci rivediamo venerdì, perché torna l'anteprima, quindi con Giulio Didotti che è assente stasera, e poi lunedì prossimo con Parliamo di Calcio, sempre alle 20.30. Arrivederci. Parte una stangata, cerchi la schivata, passerà. E quel giornalista spara un colpo basso, guarda un po'. Il programma è stato offerto da Propeka, fabbrica italiana di serramenti in PVC, vi aspetta in via Dalmine 10 a Curno.